un sacerdote italiano in Moldova, da anni in Moldova, impegnato non solo nel culto, ma impegnato anche nella gestione delle numerose sacche di crisi che ci sono in questo paese. Qual è la situazione? Mi è venuto un prete lungo le strade dell'est, perché la mia parrocchia è la strada, i miei parrocchiani la polvere che ogni giorno porto con me. Certamente bisogna amare questo popolo per servirlo, perché la povertà va servita, non deve essere un business la povertà, ma un servizio, per cui noi cerchiamo di dare ai poveri oggi forse un piatto caldo, ma soprattutto spero che le aziende possano dare gli strumenti perché questo popolo possa battere la povertà. Sul sociale, in rapporto all'impegno italiano nel nostro paese, a che livelli siamo? All'anno zero oppure c'è sensibilità e solidarietà? Beh, certamente il governo locale è consapevole che la povertà è un grande problema, lo dicono anche le statistiche. Non è facile risolvere tutti i problemi, il governo ha una gerarchia di scelte. La povertà è ugualmente una priorità, soprattutto per anziani e i ragazzi che sono le fasce deboli più messe in crisi. Poi c'è l'immigrazione, la gente va via per andare alla ricerca di un lavoro. Allora bisogna frenare il fenomeno migratorio portando lavoro e restituire dignità agli anziani e ai bambini. Perché un sacerdote italiano ha fatto questa scelta di servire nel senso più ecclesiastico, più genuino e vero? Territorio straniero, una terra straniera. Perché questa è la scelta che la Chiesa fa in tutto il mondo. E siamo in un paese dove i cattolici sono lo 0,5%, quindi una minoranza. Un prete cattolico non conta niente. Ma questo forse è il bello della Chiesa, andare dove non conta nulla per essere, come dice il Vangelo, il seme che deve morire per produrre i suoi frutti. Però non sono rumors, ma sono dati che al giornalista appaiono chiari e ufficiali. Lei incide, nonostante quella bassa percentuale, in questa società? Chi fa opinione organizza la rivoluzione. Parlando di un altro argomento, in Moldova c'è una buona presenza di italiani. Qual è la situazione vista da un sacerdote? Intanto in Italia c'è una presenza di moldavi, quasi 200.000. Questa sarebbe stata la domanda successiva. Appunto, però gli italiani nello stesso tempo sono la risposta qui alla presenza moldova in Italia. È ovvio che la presenza italiana però deve essere una presenza qualificata. Non abbiamo bisogno di italiani che vengano qui per la pedofilia o il turismo sessuale. Questa gente è bene che stia nella propria terra a fare l'esame di coscienza. Abbiamo bisogno di italiani capaci di investire, di portare il benessere, di abbattere la povertà. Italiani che portino l'esperienza, che anche guadagnino giustamente perché devono guadagnare. Questa è la vera immagine dell'Italia. C'è questa qualità di italiani qui dall'alto della sua esperienza? Certamente c'è, perché ci sono italiani che fanno veramente, danno l'idea della vera impresa, non ci sono dubbi, come ci sono strutture di assistenza alle aziende italiane che fanno qualità. Chiaramente è proprio il fare qualità che isola i balordi, cioè coloro che qui creano solo del danno. Però ci sono. Purtroppo chi crea il danno c'è, vanno contrastati. Io per primo lo dico nelle omelie. Questa gente è bene che torni in Italia, perché la Moldavia ha bisogno di italiani veri, come dice la canzone, ma la verità dell'italiano è prima di tutto nel proprio cuore. Lei è un sacerdote a 360 gradi e quindi si interessa di politica e anche di economia. Come vede questo paese, soprattutto nel rapporto con gli imprenditori italiani che vorranno o vorrebbero diversificare l'attività anche per attività con investimenti in Moldova, anche per contrastare e arginare eventi di crisi che in Italia, da quanto ci hanno detto le istituzioni moldave della Repubblica Moldova, si sente di meno in questo territorio? Si viene in Moldavia per guardare verso la Russia, verso tutta l'Europa dell'Est. Questa è la Moldavia. La Moldavia è il punto di partenza di un cammino che va oltre. E quindi radicarsi in questa terra onestamente e correttamente significa costruire il futuro delle aziende. L'Italia può fare questo, lo deve fare, da qui deve cominciare. Ci sono le condizioni economiche, sociali e anche fiscali, insomma generali, perché un'azienda venga ad investire con successo? C'è un governo che sta dando stabilità, è
questo c'è una cosa molto importante, c'è un governo che guarda l'Europa senza staccarsi dall'est, quindi c'è una situazione inevitabilmente ottima perché si possa andare oltre. Certamente il punto di partenza è la qualità degli italiani. Come si sta comportando la comunità imprenditoriale abruzzese in questo paese? Ma certamente bene, perché visto quello che sta accadendo in questi giorni, la comunità abruzzese è uno stile, è un modo. Certamente la comunità deve fare politica, deve fare economia, deve fare cultura, deve fare sociale e sintetizzare attraverso le persone giuste questa presenza, che poi diventi anche un modello per gli altri italiani. Un sacerdote di frontiera, che cosa chiede alla sua istituzione in termini di disponibilità, risorse e anche forse di condivisione di questo percorso? Prima di chiedere bisogna dare. Adesso io sono nel momento del dare. Quando ho dato tutto, alla fine non so se c'è qualcosa da chiedere, però certamente qualcosa ci sarà. Oggi devo dare. Giriamo la domanda: è soddisfatto delle attenzioni che la istituzione riserva alla sua azione? Ma io non faccio il prete per apparire o per essere lodato, io faccio il prete perché ogni giorno i poveri abbiano rispetto e dignità. Chiaramente il prete deve essere capace di lanciare messaggi molto chiari a tutti: servo di tutti, schiavo di nessuno. Si uscirà da questa crisi globale? La crisi, come dice qualcuno, è una grande opportunità. Le crisi molte volte sono costruite per generare povertà. Bisogna capire veramente la crisi, certamente i sacrifici sono una realtà. Forse l'elemento da osservatore attento quale lei è, forse una delle difficoltà nuove nel leggere questa crisi è appunto l'indecifrabilità. Lei che idea si è fatta? Ma guardi, il problema se vuole è che non si comprende da dove viene realmente il fenomeno crisi. Questo è il vero problema. Chi gestisce le grandi crisi internazionali? Anni fa si parlava della mucca pazza o di quant'altro, poi si scoprono realtà sotterranee che servono per destabilizzare. Noi non dobbiamo lasciarci destabilizzare, ma questo è il momento di consolidare le relazioni fra gli stati, fra i governi, le relazioni umane, perché la solidarietà non venga mai meno. Certamente in questo momento il primo guadagno è il risparmio.